Questo libro qui, se voi lo donate, lo regalate, anche senza la carta da regalo, perché veramente è molto carino, a un vostro amico napoletano, ci sono dentro veramente tantissimi segreti e veramente dopo potete dire tranquillamente di sapere tutto su quello che c'è in Napoli. Per esempio anche il connubio Sasicce e Chiarini. Sì, sì. Perché? Dovete sapere che fino al 600 i napoletani noi eravamo soprannominati Magnafoglie. I Magnafoglie? I Mangiafoglie. Sì, perché la Campania Felix, generosissima, ci dava ogni tipo di verdura. Scarole, cavolo, cavolo cappuccio, torselle, friarielli, che avevamo solamente noi. E fino al 700 il friariello ha questo sapore amarognolo, e ancora oggi in fondo, nel napoletano il bambino ha da 20 omma quando comincia a mangiare un friariello. Sì, perché il friariello, come devo dire, mangiare il friariello è il passaggio dalla pubertà all'età adulta. Forse non tutti sanno che la cioccolata arriva dall'America. Cioè, prima della scoperta dell'America noi non conoscevamo quanto era buono questo prodotto. Non solo non conoscevamo il pomodoro, non conoscevamo la patata, insomma dall'America arrivano un bel po' di cose. Ma le popolazioni Inca e Maya del Centro America avevano questi semi di cioccolato. Il primo europeo a assaggiare il cioccolato fu Hernán Cortés, Fernando Cortés, il grande viaggiatore spagnolo, il quale praticamente piglia questi semi di cioccolato delle popolazioni azteche, si chiamava chocolatl, delle popolazioni Maya si chiamava cacaoti. Quindi il nome doppio esisteva, il prodotto veniva, il seme del il cacao veniva tostato e si chiamava cacaotti da una parte e cioccolato dall'altra parte. Ma perché non mi vuoi dire che il wafer è napoletano? No, in realtà è il gusto nocciola che è napoletano. Cioè? Napoletano, perché nell'Ottocento la nocciola, la migliore nocciola europea, quella di miglior qualità, era la nocciola napoletana, che veniva soprannominata a napoletana. Era quello di Giffoni Valeriana, quello di Montella, quello di San Paolo Bersiglio, del Nolano, la nocciola napoletana, la migliore. Tanto è vero che Joseph Manner, quando nel 1894 inventa il wafer, questo sottile biscotto con 5 strati meravigliosi, per indicare che lui non ha usato una nocciola qualunque, ma ha usato la meglio. Ah, meglio, che le commetti in una coppa. Lui scrisse che il gusto nocciola era napoletano, quindi il gusto nocciola è napoletano. Tant'è vero che quando dagli Stati Uniti, dopo la scoperta dell'America, arriva anche l'altra nocciola, il peanut, l'arachide, sì, arriva la nocciolina. E noi, per ribadire, attenzione, che siamo davanti a un'altra nocciola, la nocciola è quella nostra, noi la chiamiamo fin da subito nocciolina americana. E così la chiamiamo ancora oggi, per dire attenzione, non mi scambia la casella.